Oggi parleremo dello smeraldo. Lo smeraldo, dice Hildegarda, si forma al mattino, al sorgere del sole, al momento in cui abbiamo il massimo della viridità dell'aria. Quindi quello che ci trasmette sullo smeraldo è proprio la grande energia del sole, tanto che, dice Hildegarda, lo smeraldo è adatto contro tutte le debolezze e le malattie dell'uomo. In particolare, dice, se si hanno dolori da qualsiasi parte, allo stomaco, ai fianchi, anche al cuore, di posizionare lo smeraldo proprio nel punto in cui abbiamo dolore. Se poi i dolori sono talmente importanti che non vanno via, cioè si parla di malattie croniche, di malattie importanti, allora bisogna mettere lo smeraldo nella bocca. Quando la saliva si sarà scaldata con il calore di questa pietra, allora si dovrà più volte sputare e inghiottire la stessa saliva finché sostanzialmente verremo completamente depurati e liberati dalla malattia. Un altro aspetto che Hildegarda ci sottolinea di questa pietra, fra gli altri, è quello di essere particolarmente adatta contro i vermi, cioè sostanzialmente parla di ustioni e di ferite infette. Anche in questo caso lo smeraldo va applicato sulla ferita ed avvolto con una benda di lino. Spero quindi di avervi dato degli altri consigli per utilizzare al meglio anche i principi della cristalloterapia edgardiana.